E stavo realizzando un disegno sulla zampogna, un'incisione, un taglio, come si può chiamare. E man mano, questo lato è già finito. Questa sarebbe è la prima canna da zampogna, quella che fai ugando. Poi c'è l'altra canna che fa l'accompagnamento, sarebbe questa qui. Però ancora è da fare. Questa ha quattro buchi, mentre questa e ha 6 buchi e uno all'esterno. Coltello, matita, questi sono i miei attrezzi. Ogni volta che faccio un lavoro nuovo, non faccio lo stesso disegno, io non mi ripeto mai. Ogni volta invento. Non ho una linea da seguire. Io sono un pastore. Mio padre era un pastore. E quindi se qua questa è arte pastorale, non è arte industriale nostra. Cominciamo io con l'aria, a fare i collari, a fare i cucchiai. C'è un cucchiaio, il primo cucchiaio che ho fatto nel 64. Non ho seguito mai la tradizionale via che seguivano i miei antenati, i miei predecessori e compagnia, perché loro facevano un lavoro, io l'ho fatto sì, ma modificandolo sempre. Mi sono sempre aggiornato. Io fortunatamente ho trovato la quinta elementare, non è che sia una ragazza, o basta la quinta elementare, evidentemente. Però ho avuto sempre l'idea di aggiornarmi, di essere unico in un certo senso sul mio lavoro, e quindi ho fatto sempre cose differenti dagli altri. Io non ho copiato mai nessuno. Dal 64 ho iniziato un cucchiaio lì, poi ne ho fatti insomma. Di zampogni saranno una ventina. In tutta la Sicilia. Prima di me non l'aveva fatto nessuno. Nessuno aveva fatto le zampogne. E fino ad oggi nessuno l'ha fatta ancora. Cioè sono il primo a decorare le zampogne in tutta la Sicilia. Le zampogne erano molto diffuse soprattutto nell'ambito pastorale. Ora non è diffuso più sull'ambito pastorale, ma sono tutti fuori, quasi nessun pastore la suona, ma in molte la suonano. I zampognari, cioè, tutti i pastori avevano una zampogna, specialmente la zona di Monforte, San Pieri, anche la zona Messina, San Filippo, quasi tutti i zampognari erano tutti pastori. Poi si è diffusa, i pastori sono passati dagli altri, sono contadini, professori dell'università, poeti, insomma, e tutti quanti. Sono un paio di giorni, già questa è tutta la giornata di ieri e di avantieri, già 2 giorni. E ancora oggi, sì, oggi probabilmente riesco a finirla, oggi probabilmente, ma la prima che ho fatto impiegai 17 giorni, ma non tutto l'intero giorno lavorativo, a 3-4 ore al giorno, insomma, sono impiegato 17 giorni. Penso che qualcuno poi, una volta che seguirà le mie orme, non lo so, sarà, mi sostituirà, non lo so, io per ora. Fanno bastone, fanno collare, fanno cose, però zampogne io, oltre a quelle mie ricamate, non ho visto mai nessuno, fino ad oggi, domani, non lo so.